Ciao a tutti, io sono Miria e benvenuti nel mio canale, qui potete trovare video dedicati principalmente alla moda curvy plus size, con video haul, video consigli, video di styling. Quello di oggi è un video haul dedicato a Shein. Ho fatto questa collaborazione che era principalmente però su Instagram, però ho deciso di farvi vedere lo stesso i capi che mi sono arrivati, ed erano per il Black Friday e il Cyber Monday, che i saldi del Cyber Monday si protraggono fino a dicembre. Ho anche un codice sconto che non mi ricordo, vi scrivo nell'info box perché è tutto particolare, è sempre valido il mio Miria B15 per il 15% di sconto, con un minimo di 29 euro di spesa. Però con questo nuovo codice sconto non c'è minimo, quindi potete prendere quello che volete, che potete aggiungerlo anche a già gli sconti che ci sono sul sito. Ve lo lascio nell'info box insieme a tutti i link dei capi e anche alle taglie che ho preso. Parto dall'accessorio, questi stivaletti ovviamente sono due, ve ne faccio vedere uno per praticità. Carro armato alto, hanno i lacci e la cerniera, è una combo che a me piace tanto perché avendo la caviglia e il polpaccio molto largo, i lacci mi permettono di allargare e quindi di avere agio, e la cerniera mi rende tutto molto più semplice. Avevo un paio di stivaletti l'anno scorso neri, di questi belli chunky che ho usato tantissimo, ma cioè li ho sfondati, fondamentalmente li ho usati tanto da sfondarli, e quindi ho preso un paio di stivaletti da Shein, calzata bene. Io ho preso forse un 40, quindi un numero in più del mio, la calzata va bene, quindi suggerirei sia forse addirittura anche il vostro numero, e è plastica, cioè su questo non è che mi aspettassi, però la scarpa è proprio leggera e cigola anche un po', quindi diciamo che se per alcune cose magari su Shein vale anche la pena, su questi non so, non sono, cioè sono belli, stanno bene addosso, devo capire un attimo, non li ho ancora indossati, poi nella praticità se effettivamente, perché anche proprio, vabbè, comunque sono carini. Poi ho preso questo maglione, non so perché mi è venuto di prenderlo color cacca, era disponibile in tantissimi colori e subito l'avrei voluto prendere bordeaux, ma io ho tutto bordeaux e ho anche già preso delle altre robe bordeaux, e quindi ho deciso di prendere un colore che in realtà nel mio armadio che mi piace molto, perché in realtà questa tonalità di marrone mi piace parecchio, soprattutto se abbinata a altre tonalità neutre di questo tipo. Quindi non avevo un maglione di questo tipo e di questo colore. Poi addosso, non so, forse un pochino un po' smortino, ma mi piace, quindi l'ho scelto io benissimo, nel senso, ha le manichette a sbuffo che a me piacciono tantissimo, la spalla un po' scesa, larghino, e ha questo dettaglio di questa catena di plastica, chiaramente, che secondo me aggiunge un po' qualcosina, è abbastanza scollato, però poi neanche tantissimo, insomma, secondo me aggiunge un po' una particolarità, un maglione abbastanza tranquillo, abbastanza normale, che poi in base allo styling secondo me si può trasformare in qualcosa di un po' più elegantino o un pochino più casual. Molto carino, comunque sono soddisfatta, al di là del colore di cui mi sto un po' pentendo, ma perché c'era tanta scelta, io forse ho scelto quello che nella mia testa dicevo ok, mi servirà, perché non, cioè mi servirà un parolone, però non ce l'ho nel mio armadio, poi in realtà vedendolo qua se l'avessi preso bordeaux. E di questo ho preso una 2x, poi ho preso un paio di pantaloni colorati. Sappiate che ogni volta che c'è un paio di pantaloni colorati su Shein, un colore che io non ho, mie subito. Questo è un bellissimo verde bosco, è un punto di verde che mi piace tantissimo, è caldo, quindi va bene, in realtà mi piace anche freddo, non è che è un sottotono caldo, intendo, però è molto bello. Sono molto intelligenti questi jeans, perché hanno davanti, sono jeans normali chiaramente, e dietro hanno il fascione elasticizzato, il che mi evita questa cosa che spesso dietro mi fanno i pantaloni, che mi sbrbellano tutti, no? A me comunque piace, nel senso, se l'elasticizzato dietro mi sta bene, perché comunque mi aderisce meglio al sedere, e sono molto carini, sono larghi, ci vanno giù dritti praticamente, è un bel colore, l'ho già detto che è un bellissimo colore. Purtroppo una cosa che ho notato nei jeans di Shein colorati, tendono a rovinarsi spesso molto in fretta all'interno della coscia, a fare pallini, però vabbè, insomma, comunque sono molto belli, non è un denim pesantissimo, è comunque abbastanza, non di quelli super sostenuti,
Però insomma, il che per me va bene perché così lo posso usare anche nella mezza stagione e volendo anche in estate, ecco. Però è un colore che mi piace tantissimo. Forse nella videocamera sembra un pelo più scuro di quello che lo vedo io. Maglione, la vestito maglione, sono dei vestiti che io uso tantissimo d'estate, quelli di, certo, d'estate, certo, d'inverno, quelli fatti di maglia. E qua è un po' lo stesso discorso del maglione, perché ho preso questo verde vomitino, era disponibile in tanti colori, tra cui anche bordeaux. E di che colore avevi pensato di prenderlo subito? Bordeaux, ho cercato di variare, non volevo colori chiari perché poi io d'inverno sono un po' puntigliosa con le calze, che non voglio fare troppi stacchi, quindi ho preso comunque qualcosa di scuro. E altre mi piace, il verde oliva è comunque un colore che mi piace, non sono sicura su, che non lo so, che poi dopo magari, che sono abituata a avere, a voler colori accesi. Poi nella vita di tutti i giorni in realtà li uso spesso questi colori più desaturati. È molto carino, ha la manichetta super a sbuffo, questo taglio qui che non mi dispiace, e va giù largo con la gonna larga, svolazzante. E mi piace, se non che mi segna un pochino la pancia, un po' troppo la pancia, che sulla parte che a me dà un po' più fastidio che si veda. Ma me la farò, cioè ci passerò sopra io comunque. È un modello molto carino, se vi piacciono le cose avvitate e che vanno giù a campana, perfetta anche magari per se avete i fianchi larghi. Questo è un modello molto carino, abbastanza scollato ma non troppo, disponibile in tantissimi colori. Secondo me appunto è un ottimo pezzo per l'inverno, perché comunque è pesantino, cioè è caldo, è chiaro che è acrilico, però anche questo in base secondo me a come lo abbinate riuscite a giocarvela bene. Io qui ho preso una penso 3X, ennesimo paio di jeans che devo dire la verità non è che ne avessi molto bisogno, ma hanno un taglio che mi piace parecchio perché sono comunque normali, larghi, largoni. Io ho una passione al momento per i jeans largoni, sto avendo reminiscenze degli anni 2000 evidentemente, però con la vita super alta, ma super 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 alta, e in più con i bottoni. Questo taglio mi piace tantissimo, non sono esattamente comodissimi proprio perché comunque non sono elasticizzati e tirano, cioè il denim un pochino, no, non l'ho elasticizzato proprio niente, come l'ho detto, e vengono molto su, per cui quando vi muovete un pochino il jeans che perfora il fianco c'è, però poi l'effetto addosso è veramente bello. E la taglia per me è perfetta, anche questa è una 3X, sì. E bellissimi, sono molto belli, hanno un lavaggio classico con una riga in mezzo, che secondo me gli aggiunge qualcosina in più come, diciamo, decorazione, e molto belli. Un'altra cosa che mi piace molto inverno, in alternativa ai vestiti, sono i completi in maglia, con in particolare maglione e gonna. Allora, questo qua l'ho preso bordeaux, anche questo è disponibile in tanti colori e ho vinto il bordeaux. Non mi ricordo che taglio ho preso, penso sempre una 3X, sì. Avevo più che altro paura per la gonna che segnasse troppo, un pochino segno, ma va bene, in realtà non è troppo larga. La maglia è un po' abbondante, ma secondo me ci sta. Allora, questo è il davanti e questo è il dietro. Io in realtà l'ho già indossato questo set e ho indossato la parte dietro davanti perché ha tutto questo incrocio che secondo me è molto carino che si veda. E quindi niente, comunque è un maglione normale, abbastanza leggerino rispetto ad altri, non è troppo pesante come maglia. E manica scesa sempre, dritta, è un po' lunghina la manica quindi ci faccio un risvoltino. Il maglione è dritto, va giù largo, normale, semplice, tranquillo. La cosa appunto un po' più particolare è quell'incrocio che va sul dietro, che però ribadisco, secondo me potete tranquillamente girare la maglia e metterlo anche sul davanti se vi piace. La gonna ha il fascione largo, cioè il fascione sì, alto, con l'elastico, e poi di nuovo va giù dritta, è abbastanza lunga, arriva a metà polpaccio, tipo, secondo me è un'ottima lunghezza. Io adoro questo tipo di gonne fatte appunto in maglia, portate con gli stivali alti. E eventualmente calze, collan sotto, anche leggings, che tanto non si vedono. E bordeaux, perché? Perché c'è un stacco il bordeaux. Potevo forse evitare un maglione natalizio? Io credo di no. Questo è della linea Simply, che è molto carina, in genere fa cose tutte un pochino più sfiziosette, un po' più
Capito, no? Capito? Io ho preso una 3XL e appunto maglioncione, un maglioncione bello largo, ma spalla scesa, bello over, con le renne disegnate, bianco, rosso, bordeaux, più rosso scuro, e renne, adorabile, carinissimo, mi piace parecchio, benissimo, è un maglione di Natale. Poi ho preso questa borsa che, poverina, è arrivata super schiacciata, io ci ho provato un po' a recuperarla, ma è rimasta un po' sformata. E devo dire la verità, secondo me le borse super cheap da Shein, un po' come le scarpe, non vale la pena prenderle, perché si vede proprio che sono di bassa qualità. Anche se questa in realtà ha una bella pelle, cioè questo materiale vinilico è molto bellino. Per la sera comunque secondo me ci può stare. Poi ho preso questo completo, che è un completo in velluto elasticizzato con questi pois di glitter, che sembra un pigiama addosso, è comodo come un pigiama perché è una coccola addosso, perché è morbido, è elasticizzato. I pantaloni sono la roba più comoda e mi piace da matti, cioè finisco dicendo che mi piace tantissimo. Quando ho messo addosso questi pantaloni sono rimasto 10 minuti a guardarmi e dire voilà. Comodissimi, non segnano, sarà che poi comunque sono neri, per cui in realtà il segno della pancia non si vede tantissimo. Questo lo dico perché in genere un tessuto elasticizzato come il velluto, con ciniglia, insomma, non è proprio velluto, ma quel velluto un po' economico, chiaramente elasticizzato, tendono a segnare. Invece questo, io ho preso una 3X, sì, e sono molto elasticizzati, sono molto comodi e sono larghi sotto, sono tipo a campana. Addosso stanno veramente bene, lunghezza giusta, ci sta sia il tacco che senza, quindi buono. Questo mi piace veramente tanto, sono molto a vita alta, cosa che di nuovo io adoro. E poi c'è da mettere sopra, c'è il completo, cioè c'è la giacca, che non è foderata ma ha le spalline e ha la cintura con il gioiellino, la fibbia gioiello, che però è lunghissima, la cintura è veramente veramente lunga, ma diciamo che io punterei a cambiare la cintura mentre c'è un'altra, ma anche questa in realtà portata, io l'ho provata con la fibbia di lato, con la cintura lunga che cadeva, che faceva tipo pushacca, secondo me non era male. Infine ho preso questo, che è bellissimo, è un maglioncino che fa molto Barbie, 3XL, è corto, è abbastanza crop, ha questa parte qua in pellicina e questa parte qua in pellicina, manica scesa, un po' over, cioè rimane corto ma over, e pensavo che questo sarebbe stato una pelliccia brutta, in realtà no, non è esattamente pelliccia, ma è quel genere di filato peloso, quindi non è un pezzo di pelliccia attaccato come temevo, quindi in realtà è fatto bene, cioè mi piace, è un po' più acceso rispetto magari a quello che avrei voluto, ma vabbè, insomma, molto bellino. Questo secondo me è proprio scenico, anche questo è uno di quelli adatti secondo me, in base a come fate lo styling o cosa lo abbinate, a essere sia più casual che magari un pochino più tra virgolette elegante, o comunque un po' più per occasioni, ecco, molto bello anche questo. E niente, queste sono le cose che ho scelto per la collaborazione di Shein. Vi ricordo il mio codice sconto che vi lascio scritto nell'info box insieme a tutto quanto. Fatemi sapere qual è il capo che secondo voi è più bello, cioè quello che vi ispira di più. E spero che il video vi sia piaciuto e alla prossima.